Ciao a tutti i Leopardi, siamo al Palagialdo insieme a coach Franz Conti. Coach, ti aspettavi questa partita questa sera? E che gara è stata? Mi aspettavo, sì, ovviamente una partita difficile perché Bra è una delle squadre che gioca meglio in questo campionato. Mi aspettavo però una partenza diversa, un po' più aggressiva. Volevamo correre, volevamo sfruttare il fatto di essere piccoli, ma insomma volevamo mettere in campo atletismo, energia. In realtà non ci siamo riusciti all'inizio, siamo partiti in maniera un po' moscia, senza aggredire la partita, e quella cosa lì un po' mi dispiace. Poi ovviamente la reazione c'è stata e i ragazzi hanno provato insomma, a riprendere la partita. Dispiaciuto ovviamente perché era la nostra ultima partita del girone d'andata e ci stava di chiudere con una vittoria, l'ultima partita dell'anno in casa, poteva essere un bel segnale, una bella iniezione di fiducia dopo la sconfitta con Chivasso, però non ci siamo riusciti e peccato. Grazie, lo dicevi anche tu, siamo al giro di boa di questo girone di campionato, allora si parte poi già da domenica prossima con il ritorno. Abbiamo dimostrato di saper giocare anche con le squadre di più alta classifica, qualche problema, come dire, come con gli infortuni, allora che girone di ritorno ci aspettiamo? Ma mi auguro un girone di ritorno migliore, nel senso che conosciamo la formula di questo campionato, vanno ai playoff solo le prime quattro, quindi credo che il quarto posto verrà giocato per 2 o 4 punti, quindi ogni partita è fondamentale, già la prossima che è la prima di ritorno con Tam Tam sarà una partita importantissima. Dobbiamo provare a svoltare subito dal punto di vista dell'energia, della fiducia in campo. E poi avremo di nuovo la pausa lunga per insomma, il periodo di Natale e ricominceremo a gennaio, però insomma, dobbiamo già provare a resettare per giocarci forte questa partita e poi avremo tempo per allenarci, recuperare, prendere il fiato. Mi auguro reinserire Mago, che dovrebbe, insomma, adesso in settimana farà le visite e vedremo a che punto è il suo recupero. Mi auguro che per il nuovo anno lui possa esserci da subito, ecco. Grazie ancora a Coach, come sempre Leopardi Pride.